Bene, passiamo a mettere sulla graticola il nostro amico Giorgio Federico Siboni, che ha avuto la malaugurata idea di farmi arrivare questo libro, una raccolta di saggi in realtà. Che ho letto e che ho guardato con molto piacere. Devo dire che dopo aver letto, in alcuni casi, riletto alcuni saggi, sono andato anche a vedere le cose che normalmente non si leggono mai, quindi ho scoperto che mi hai anche ringraziato. E quindi chiunque leggerà questo libro, ci tengo a saperlo che ringraziare me non è la condizio sine qua non per essere invitati a parlare del proprio libro. Peraltro, visto che sono un bibliotecario, quindi in realtà la prima cosa che vado a vedere è la bibliografia, in questa bella bibliografia ragionata, che è la bibliografia che io apprezzo di più. Sono citati diversi, tanti altri amici, alcuni ex colleghi, ricordo Angelo Giaccaria, il nostro amico anche del centro documentario di Monza. Più di uno, per la verità, anche la presidente è stata citata. Non li cito tutti perché sono veramente, veramente parecchi. E devo dire, la prefazione di Gustavo Mola di Nomaglio, ancorché breve, molto intensa, e quindi io cerco di evitare di andare sulla sua falsariga, anche perché non mi voglio mettere assolutamente sullo stesso piano di un grande storico come egli è. Però devo dire che questa è forse un po' una caratteristica di Giorgio, che io apprezzo. Grazie. Perché ciò che scrive spesso rientra in una sorta di club di persone che amano questi studi. Non la studia in senso generale, ma nella storia che riguarda Casa Savoia sicuramente sì. In realtà il ringraziamento che ha fatto a me credo sia dettato soprattutto dall'amicizia, perché No, non è dettato solo da quella che pure c'è. se posso citare l'ultimo samurai, quello che abbiamo in comune con Giorgio, più che gli studi, le splendide conversazioni che abbiamo fatto. Ma queste Anche splendide se conversazioni, ma perdonami se ti interrompo, sono uno dei vettori che hanno condotto, in modo manifesto, alcune parti dei saggi che sono redatti. Quindi, se per sé, come dici tu, c'è una riunione quasi, quasi da circolo all'interno di alcuni degli studiosi che mi hanno dato spesso anche più di un suggerimento che poteva essere appunto raggiunto magari sedendo insieme intorno a un tavolo o chiacchierando una sera, che fosse stato per una o più letture o che fosse stato per uno o più approfondimenti archivistici. Lo stesso è successo con te. sì, poi insomma, abbiamo avuto anche un momento, secondo me, molto alto, quando abbiamo partecipato insieme, peraltro con il patrocinio della Dante, a quella conferenza che era collegata a quella, secondo me, splendida mostra
bibliografica sulla biblioteca della Regina Margherita. In cui partecipava anche Paolo, che citavo prima, che dimostra una delle cose su cui abbiamo fatto appunto queste nostre conversazioni. Sì, è stata un'occasione E molto che fosse bella. ricordata anche. Sì, purtroppo, nonostante un mio tentativo di portare questa esperienza al Quirinale, cosa che in effetti è iniziata. Devo dire che purtroppo poi non si è concretizzata come io speravo. Però queste nostre conversazioni hanno messo in rilievo alcune cose che peraltro anche Gustavo in qualche modo cita un po' nella sua prefazione, e cioè Sicuramente. che la storia dei Savoia. La storia dei Savoia è una storia che ha sempre avuto o detrattori o diciamo persone entusiaste. È raro vedere una certa serietà e devo dire serenità nel trattare la famiglia Savoia, a meno che non si vada veramente mo molto indietro nel tempo. E questo è strano perché Giorgio, poi ce ne parlerà in modo più approfondito, la storia dei Savoia è la storia di una casa diventata poi regnante che continua a essere la più antica d'Europa. Non stiamo parlando di parvenu della storia. Poi è chiaro che diciamo, gli ultimi eredi sono sicuramente da censurare per tanti motivi. Però proprio forse per questo fattore è mancata, ecco, Giorgio, correggimi se sbaglio. Una cosa su cui abbiamo un po' sempre concordato, anche con altri amici storici, devo dire, un elemento su cui la storiografia e gli storici si sono soffermati abbastanza poco, ovvero l'aspetto della storia culturale di casa Savoia. Eppure questo aspetto, secondo me, è stato importantissimo. Ne cito soltanto alcuni per rimanere un po' vicini ai tempi nostri senza arrivare alla contemporaneità. Carlo Alberto, secondo me, su tutti. Per la sua attenzione straordinaria al mondo della cultura, le sue riforme che hanno istituito enti di grandissima importanza e che sono vivi ancora oggi, la Biblioteca Reale, l'Accademia delle Scienze e ce ne sono anche altre. Vittorio Amedeo II, che con la sua riforme dell'istruzione, dell'università e anche dell'alto clero ha dato origine a quella che attualmente, anche se parliamo di qualche anno prima, della Biblioteca Nazionale, che continua a essere la biblioteca più antica di Torino, e successivamente della biblioteca della Basilica di Superga. Ahimè, biblioteca non più visitabile, ma che è stata importantissima. Importantissima perché ricordo che gli studi che venivano eseguiti in quel contesto sono stati quelli fondamentali per costituire il MIN, che rimane insomma uno strumento ancora
ineguagliato dal punto di vista della storia e della filosofia della religione. E su tutti questi aspetti, devo dire, c'è sempre stata, non so se una cattiva coscienza, forse perché indubbiamente si è preferito andare a esercitare diciamo l'attenzione sulle cose che potevano dare adito a qualche polemica storica. Non riesco a spiegarla se non in questo modo. Carlo Alberto secondo me è un esempio, forse il più eclatante, ma non soltanto lui. La Regina Margherita, forse, e questo è un capitolo su cui mi piacerebbe confrontarmi con Giorgio, è un capitolo a parte, è sempre invece stata celebrata come persona di grandissima cultura. Però è anche vero che la regina ha sempre avuto un impatto emotivo nei confronti della popolazione altissimo, che ha superato anche la sua stessa esistenza. Ma forse ha messo un po' in ombra l'importanza delle donne di Casa Savoia, di come sono state determinanti per la costruzione anche culturale non solo della casata, ma della storia d'Italia in senso generale, andando a cercare anche lì elementi più pop che legati alla cultura. La Santa di Moncalieri, secondo me, è un altro caso eclatante da questo punto di vista, no? Persona che in realtà è stata in contatto con le massime personalità europee e che è stata in ombra, ma che ha contribuito in realtà al rafforzamento della casata nel contesto europeo. Eppure poi quello che si ricorda di queste persone sono gli elementi, diciamo, un po' più frizzanti. Tu mi hai lanciato moltissimi ami. Se mi consenti, proverei a rispondere. Ti ho lanciato tantissimi ami. Spero che tu possa abboccare almeno a un paio. Ma sì, allora, cerco di abboccare un po' a tutti. Poi, sia tu che gli altri gentili presenti, che sono felice in parte di conoscere stasera e che in parte sono invece felice di rivedere, possono sollecitarmi ad approfondire il discorso. Partiamo sicuramente da quanto tu dici relativamente alle donne. E prima di soffermarci sulle donne di Casa Savoia, io credo che a ogni livello, sia a livello storico, sia a livello personale, un'esperienza che noi vediamo nelle nostre famiglie, con le nostre madri, le nostre mogli, le nostre figlie, una donna esercita sempre un ruolo, permettetemi il termine, molto in between. Porta qualcosa di sé, della sua esperienza particolare e della sua esperienza familiare all'interno di una realtà che è l'esperienza dell'uomo con cui si accompagna e dei figli che nascono da questa unione. E secondo me, sia a livello umano che storiografico, sono elementi fortissimi nello sviluppo di un carattere, che può essere familiare come può essere umano. Tanto più se parliamo della storia di una dinastia che vanta diversi secoli alle spalle e quindi diverse donne che hanno plasmato la cultura e l'immagine di questa stessa dinastia. La lista di tutte le donne che hanno avuto un ruolo costruttivo in Casa Savoia è
posso dire, veramente infinita. Per quanto attiene alla regina Margherita, come notavi giustamente tu, lei ha avuto consapevolmente un ruolo iconologico fortissimo dopo l'Unità d'Italia, ha interpretato un elemento di unità culturale, sociale, di corte continuo. E, dopo Garibaldi, questa cosa è risaputa, subito dopo l'unità, l'italiano medio pensava alla regina Margherita come a un simbolo culturale coeso. E tutt'oggi ci sono infiniti elementi che vanno, non so, dall'albero di Natale adottato in Italia ad altre questioni che segnano quanto Margherita ha fatto a livello di cultura, come dicevi tu, anche, mi permetto di dire, più spiccia. Quello che a me aveva colpito tantissimo, l'avevo detto, è presente durante la bella iniziativa che tu hai organizzato, qui appunto hanno preso parte anche altri studiosi che vengono ampiamente citati, tanto è nota quanto nei ringraziamenti, in occasione della cultura di Margherita. Sono quegli elementi che lei ha potuto coltivare e dalla biblioteca paterna e dalla propria biblioteca all'interno di discorsi molto culturali molto più ampi, che a me, per esempio, hanno lasciato a bocca aperta, confesso, come studioso di storia, per esempio, la sua conoscenza tutta affatto che lieve di quella che potesse essere l'argomento militare o l'argomento delle fortificazioni. Che significava che Margherita, se doveva andare materialmente a tagliare un nastro, a prendere parte a un'iniziativa di presentazione di una questione, in cui fossero coinvolti l'esercito piuttosto che le artiglierie o quant'altro, non si limitava a fare un discorso di presenza, sapeva di che cosa si parlava e di cosa avrebbe parlato. Può sembrarci secondario, ma senza istituire chiaramente inopportuni paragoni con l'attualità, non tutti i personaggi pubblici a livello internazionale che si trovano appunto a tagliare un nastro sanno di che cosa rettamente si sta parlando mentre lo fanno. Margherita lo sapeva. Questo, secondo me, è un elemento di grande fascino che lei potesse esercitare sugli altri, e non solo chiaramente in ambito militare. Quello che riguarda invece la sensibilità media e non solo media che si ha verso Casa Savoia, come dicevi, non ti sento, perdonami. Non credere, Giorgio, che la scelta del giovedì per la Dante sia stata casuale. Il famoso giovedì della regina Margherita. Sono un richiamo immediato, ovviamente. Certo, giustamente, ma lei riesce ancora a esercitare un ruolo di cover culturale molto forte anche a livello italiano. E adesso sembrerebbe banale citare la pizza margherita, ma voglio dire, l'abbiamo sotto gli occhi tutti, dalle paste che si mangiano il 15 di agosto, ripeto, all'abito bianco delle spose. E per quello che riguarda appunto il più ampio discorso su Casa Savoia, indubbiamente, ma non dico nulla di nuovo, sulla memoria e il carattere degli italiani ha giocato tantissimo. 20 anni di presenza fascista e una presenza democratica che sicuramente ha culturalmente e volontariamente stemperato quello che già il fascismo chiaramente altri punti di vista e altre volontà aveva a sua volta tentato o riuscito a tentare di stemperare. Rimane una presenza storica sicuramente importante su cui, come rilevavo tanto io quanto Gustavo Mola, la sua bella prefazione, gli storici da diversi anni, più di un trentennio, hanno cominciato a scrivere e scrivere bene. Non soltanto riguardo chiaramente ai Savoia nell'età medievale, nella prima età moderna, che erano temi che potevano mettere tranquilla la coscienza del lettore,
anche sui Savoia, io ho dedicato numerose figure di casa reale, alcuni dei saggi, piace citare il conte di Torino che non si è mai sporcato le mani o la coscienza col fascismo, anzi, mantenendo anche come generale di corpo d'armata una posizione estremamente critica, aggressiva e polemica verso lo stesso fascismo. Altri chiaramente magari ricorderanno l'invito alla Terza Armata che ha avuto chiaramente delle simpatie per il fascismo piuttosto che l'appoggio che sembrava aver dato Margherita alle prime battute del fascismo stesso, ma sarebbe anche qui un errore, secondo me, e non solo, secondo me, che a 70 anni da sorgere sereno del regime repubblicano in Italia possiamo leggerlo senza problemi, sarebbe un errore ridurre tutto il discorso di Casa Savoia al tutto il discorso del fascismo in Italia. Casa Reale e per l'Unità d'Italia e quelle che sono state le sue vicende culturali e politiche ha dato molto di più delle terribili ombre del fascismo. Ho risposto più o meno a tutto. Sì, hai abboccato soltanto un paio di ami. Su questo devo dire peraltro che il riferimento, l'importanza delle donne nella vicenda storica dei Savoia è sia attiva che passiva, mi spiego. Attiva perché, come ricordavi, tantissime appartenenti alla casa Savoia, non solo in quanto mogli, ma anche in quanto figlie o sorelle, e hanno avuto appunto un ruolo molto attivo, però forse pochi sanno che c'è stata anche una parte passiva da parte loro, perché la politica, per esempio, matrimoniale di Casa Savoia era abolita nel contesto delle case regnanti europee. Quando si sottoscrivevano i contratti matrimoniali, i Savoia prediligevano far arrivare in dote libri anziché soldi o territori. E questa è una cosa che è veramente incredibile. Tra l'altro, attraverso proprio questa politica, la prima grande formazione della biblioteca palatina, poi diventata Biblioteca Reale, fatta da Carlo Alberto, si deve proprio grazie al fatto che Carlo Alberto regala volumi importantissimi, manoscritti fondamentali che lui aveva sostanzialmente ereditato. E l'aveva ereditato dalle parti femminili, quindi, di Casa Savoia. Quindi veramente il loro apporto è stato sempre molto importante. Quindi, insomma, prima o poi politica culturale di Casa Savoia negli secoli è più che notevole. Di fare questa storia culturale di Savoia. Nel senso che c'è un contributo che chiaramente, ma se non sto parlando sopra di te, c'è un contributo che chiaramente è spendibile anche a livello di quello che Casa Reale vuole far sentire alle case reali con sorelle. Cioè, noi crediamo in una cultura che debba essere manifestata anche attraverso il contributo materiale che noi diamo alle nostre spose o richiediamo alle spose dei nostri figli, e c'è poi il contributo educativo, didascalico, di chi, come Carlo Alberto, ma come dicevi tu giustamente, non è per niente l'unico, veicola poi questo patrimonio reale di cultura acquisita a beneficio degli altri. Anche questo non è voler fare forse un inopportuno, ma utile gioco
di competenze, un atteggiamento che si riscontri nella gran parte delle case reali europee. Sì, e poi voglio dire, adesso stiamo saltando, stiamo facendo una discussione non tanto diacronica, ma l'apporto dell'attività culturale che si è sviluppata intorno al Ducato prima, al Regno poi, è sempre stato molto ricco. Io voglio ricordare nel 600 una delle prime più grandi gazzette di successi del mondo che erano presenti in Italia era gestita praticamente direttamente da Madama Reale, attraverso, diciamo, il suo amante. Però intanto, ovviamente era una gazzetta essenzialmente governativa, però attraverso quella gazzetta era passata un'idea di informazione culturale importantissima. Se vogliamo saltare completamente di qualche secolo, il regno non ancora italiano dei Savoia era stato un rifugio per tutti gli uomini di grande cultura che sfuggivano alle persecuzioni dei regni preunitari. Un personaggio come De Santis approda a Torino, non è un caso. E non per niente, peraltro, Cavour lo fa diventare il primo ministro di istruzione del Regno d'Italia. Quindi è chiaro che si innesca, e Torino sappiamo che ha ospitato persone di grandissima cultura che venivano da tutta Europa. Sappiamo che abbiamo dato natali a personaggi che poi hanno fatto scuola in Europa. Le citazioni potrebbero essere veramente, veramente tantissime. Questo... Quindi ti rilancio di nuovo pubblicamente l'idea, caro Giorgio, di scrivere insieme la storia culturale dei Savoia, perché non è mai stata scritta. Esatto, non ero contrario scritta. Quando me l'hai proposto la prima volta e continuo a essere favorevole anche adesso. Mettiamo insieme. Manca solo il tempo, poco vado in pensione. Cosa che potresti comunque fare e promuovere, perché il carattere e l'indole ce l'hai, anche a prescindere dalla pensione. Mettiamo insieme tutte quelle mani che adesso io, a mano bassa, ho citato tra gli amici, i collaboratori e i suggeritori nei ringraziamenti del mio libro, e ne verrebbe fuori, secondo me, una serie di relazioni veramente di respiro amplissimo. Che poi Torino, città capitale, abbia potuto permettersi di avere un eco così bello dal punto di vista politico-culturale, anche perché positivamente, con piacere o non, spesso con lo stesso piacere, la stessa Casa Reale ha favorito un sistema parlamentare che il resto delle monarchie italiane preunitarie non aveva. E quindi piacesse o non piacesse a tanti gentiluomini, e non solo gentiluomini, anche a tante signore, aderire al percorso unitario portato avanti da Casa Savoia, piuttosto che, come altri avrebbero forse preferito, al percorso repubblicano mazziniano, le realistiche possibilità di poter organizzare in senso materiale qualcosa, culturalmente, istituzionalmente, economicamente, politicamente a livello europeo, ce l'aveva Casa Savoia. Questo per aiutarci anche un po' a uscire dal discorso che si è fatto spesso a livello più che meramente giornalistico sul restringere Casa Reale a una dimensione di
piccola casa reale di montagna che ha avuto la fortuna di avere dei grandi uomini intorno, appunto Cavour, piuttosto che la Marmora e gli altri, che hanno regalato, come fece molti versi Garibaldi, certe vittorie dell'unità a chi, bene o male, era abituato a vivere in provincia. No, decisamente no. No, e poi adesso tu con un po' di ritardo hai afferrato un altro amo che ti avevo lanciato, che è quello della diplomazia sabauda. Questi saggi che hai raccolto spesso fanno riferimento a questioni europee e su questo devo dire anche è stato scritto relativamente poco. Certo, è stato scritto molto sui rapporti europei, sulle grandi battaglie, su quello che, sul ruolo che dal punto di vista europeo la casata ha avuto, ma poco, secondo me, invece sul lavoro diplomatico incredibile che c'è stato. Ma io Io voglio cito, ricordare fra soltanto l'altro, e non a uno di questi caso. diplomati. Costantino Nigra è stato un diplomatico incredibile che Casa Savoia, anche se attraverso Cavour, ha voluto assolutamente far diventare il primo ambasciatore italiano in Russia e che ormai è ricordato pochissimo, peraltro, se non forse per i canti popolari, mentre invece è stato un personaggio che è stato incredibile. Però i diplomatici portano avanti la politica dello Stato, non portano avanti la propria politica personale. E questo, secondo me, è stato abbastanza sottostimato complessivamente. Cosa ne dici, Giorgio? Hai perfettamente ragione, nel senso che c'è stata, ripeto, una cattiva digestione strumentale, però, quindi non ci sono colpe degli italiani. C'è stata una cattiva digestione strumentale a un certo punto, grosso modo, la metà del Novecento a salire, perlomeno non fino all'ultimo, ma per più di 20 anni, in tutto il percorso risorgimentale. Sì, non ha messo a frutto tutto quanto poteva nascere dagli anni 30, almeno dell'Ottocento in avanti, e ha prodotto risultati estremamente positivi. Tu citi giustamente Nigra. Io, figurati, mi sono imbattuto in una lettera di Nigra che inviava a un diplomatico austriaco quando ormai Nigra era già in pensione da diversi anni, in cui si parlava, mi permetto di dirlo, del nonno di un mio carissimo amico che faceva l'imprenditore in Serbia e era, secondo Nigra, un ottimo elemento su cui il governo austriaco doveva investire proprio per coinvolgere gli imprenditori italiani nei Balcani. Sembra una sciocchezza, è tantissimo, se pensiamo agli anni in cui Nigra lo scrive, e ripeto che Nigra è già in pensione. Quindi non è un discorso che lui stia facendo perché abbia interesse a promuovere degli imprenditori che facciano dei giochi economici con il governo. Si rende perfettamente conto che degli investimenti da parte austriaca in imprenditori italiani gioveranno non soltanto agli imprenditori, ma anche ai rapporti commerciali che l'Austria intrattiene con l'Italia. L'Austria è amica dell'Italia 15 anni prima, elemento fortissimo. Io cito, ma l'ho citato di proposito, pur non dedicando ulteriori approfondimenti al tema, l'intervento che fa Lord Chesterfield nel XVIII secolo, quando invita il figlio ad andare a Torino per imparare non soltanto quelle che lui ritiene siano le regole della sociabilità migliore del XVIII secolo all'interno della corte di Torino, ma Chesterfield è un diplomatico. È un diplomatico internazionale di primissimo livello nel suo tempo, stimato tanto nelle isole britanniche quanto in Europa, e gli dice: se tu vai a Torino, imparerai che cosa sia l'arte della diplomazia. Non lo dice, ripeto, anche questo è un discorso europeo, non lo sta dicendo senza nulla togliere a questi principi
il principe di uno staterello tedesco a suo figlio, invitandolo a uscire chiaramente dalla chiusura di una cittadina germanica. Ma lo sta dicendo uno statista inglese al proprio figliolo per insegnargli come si dovranno gestire in futuro le questioni diplomatiche inglesi. Siamo veramente a un discorso europeo. Noi non possiamo restringere, ripeto, ma già da diversi decenni gli storici non lo fanno, e sarebbe tempo e opportuno che anche il pubblico cominciasse a rendersene più che conto. Non possiamo restringere il discorso di casa reale a un discorso, ripeto, di principi che vivevano in montagna, parlavano dialetto e si sondazzavano fra la caccia e le proprie amanti. Mi spiace dirlo, è ancora un po' il messaggio che passa, per esempio, alle spese del povero Vittorio Emanuele II. Beh, insomma, devo dire che hai citato un altro grande personaggio, Chesterfield, che è in comune con la regina Margherita, per essere ricordato per qualcosa che non c'entra niente, per i divani. Chesterfield, come la regina per la pizza. Stiamo già esaurendo molto velocemente il nostro tempo, come immaginavo, però insomma. Volevo chiederti ancora alcune cose, sfruttando la pazienza dei nostri ospiti. Cerco di limitarmi soltanto a un paio. La prima è quella che è legata a una delle riforme che tutto sommato sono rimaste più attuali nel nostro paese, quella dei carabinieri, che nascono in modo un po' in sordina, ma che anche attraverso un archivio straordinario che è conservato in Biblioteca Reale, ci fa scoprire come questo corpo, che poi è rimasto nei secoli, tutto sommato sempre con la stessa impostazione, avesse avuto già dai Savoia degli incarichi che erano totalmente moderni. Si scopre, per esempio, che arrivavano delle relazioni dei carabinieri totalmente al di fuori dai confini. Il che significa che evidentemente avevano già pensato, ipotizzato all'importanza dell'intelligence, così come la chiamiamo adesso, per salvaguardare diciamo, la stabilità dello Stato. E questa in realtà è una posizione modernissima che non so quanti altri paesi in Europa avessero pensato. Certo, tutti avevano le spie, però che fossero già così strutturate all'interno di un corpo molto preciso e che ha dimostrato, al di là del bene e del male, una costante fedeltà governativa veramente incredibile. Una costante fedeltà italiana, che i carabinieri sono un fortissimo elemento di cultura nazionale, senza citare Pinocchio, che a un certo punto viene arrestato dai carabinieri, però senza citare le barzellette, migliaia di barzellette sui carabinieri, che siano un elemento costante di fedeltà alla cultura italiana è evidente per tutti, tutta l'Italia sa che cosa sono i carabinieri, che sia un elemento che Casa Reale ha ripreso per certi versi dalla gendarmerie napoleonica e l'ha evoluto in pochissimi anni, come dici brillantemente tu, verso altro. Controllo interno, polizia di Stato, servizio di intelligence, servizio di polizia militare. I carabinieri sono rapidamente diventati uno strumento tale per cui gli stessi Stati Uniti pochi anni fa, io lo dico con un certo orgoglio, hanno detto: noi a livello federale abbiamo l'FBI, gli unici al mondo che hanno qualcosa di simile
sono gli italiani che hanno i carabinieri. Questi carabinieri sono stati assolutamente uno strumento di grande penetrazione culturale e politica di Casa Reale. Tu dici giustamente, le spie ce le avevano tutti. Non è secondario che 200 anni fa, esatti, Prospero Balbo, che era ministro degli interni, a un certo punto dica che aveva una conoscenza delle questioni giuridiche molto raffinata, dica che si deve eliminare il Ministero della Polizia, non c'è nessun onore, adesso non cito le parole esatte, ma il concetto è quello, perché il ministro della Polizia e un ministro degli interni ci servono delle spie, noi abbiamo altri più onesti strumenti che sono i carabinieri. Allora, e sono rimasti. Questo è sicuramente un grande risultato. Oh, vi assicuro che io e Giorgio non ci siamo preparati nulla, di questa cosa prima. Stiamo andando Assolutamente. tutto a braccio a braccio. Perché, te l'ho detto, dovevamo sposarci già da tempo per scrivere delle cose insieme. Però io devo dire che vi consiglio di cercare di prendervi questo librino, di leggervelo. Intanto perché la forma della raccolta dei saggi rende molto più agevole la lettura e concede degli spaccati che hanno il vantaggio di suscitare la curiosità per fare eventualmente gli approfondimenti. E questo è un merito straordinario dal punto di vista in senso generale. Mi auguro che Giorgio faccia uno studi Sabaud di Due la Vendetta, perché molti, molti altri argomenti sarebbero, secondo me, da sviluppare, da raccogliere attraverso studi che, o inediti o che tu hai già compilato. Una di queste, per esempio, è non essere una storia culturale, ma che a mio avviso potrebbe essere molto interessante, è tutta la parte iniziale del post evento unitario, in cui i Savoia hanno dato origine a una capacità imprenditoriale, organizzativa che noi ancora adesso ci scordiamo. Nel giro di pochissimi anni hanno unificato l'Italia con le ferrovie. Adesso noi per costruirne soltanto 10 metri ci mettiamo anni di corruzione. Pensate che già i primi emissari, governatori, come vogliamo chiamarli, di Casa Savoia, che andavano a gestire i nuovi territori, ed erano tutti rigorosamente piemontesi, erano stati dotati di un vocabolario linguistico dialettale per far capire a loro, alle mogli che li seguivano ovviamente, perché comunque gli spostamenti non erano agevoli, come fare la spesa. Perché se andavi in macelleria e andavi a chiedere pezzi conosciuti con la lingua piemontesi, ma non sapevano neanche che cosa darti. Non sapevano neanche che cosa darti. Pensate, diciamo, la lungimiranza e soprattutto la prospettiva di dotarsi di uno strumento essenzialmente culturale, che è straordinario ancora adesso da guardare, da leggere dal punto di vista linguistico, creato nel giro di pochissimo tempo, e che sarebbe stato ancora aggiornatissimo. Io, se posso concludere con una piccola nota personale, il mio babbo valdostano e la metà sposati in Liguria, si sono trasferiti immediatamente per lavoro in Calabria, dove sono nato io e mio fratello,
E mia madre, io non so, del secolo scorso, sono poi nato nel 57, per andare a fare la spesa, a un certo punto andava con il cucchiaio d'argento e al macellaio faceva vedere il pezzo di carne che voleva dalla figura, perché altrimenti non si capivano, semplicemente non si capivano. Ecco, pensate, 100, 200 anni prima, la volontà di creare strumenti di questa portata. E C'era una quindi mi grande, piacerebbe, come tu noti dici, bene tu, Paolo. pulizia amministrativa da parte di, appunto, dei funzionari piemontesi post-unitari. E anzitutto guardare indietro ci aiuta forse a capire che di questa pulizia amministrativa c'è ancora bisogno, perché c'è ancora bisogno di un pochettino rifare l'animo degli italiani che non manca, ma si è perso spesso in tante questioni più che secondarie. E sicuramente, se noi vediamo la buona volontà tra alti e bassi, si intende, che c'è stata in quei decenni, possiamo anche vedere quali ne sono stati gli esiti, non solo negativi, ma anche gli esiti positivi. E da quegli esiti positivi riprendere fiato e continuare ad andare avanti. Facciamolo, un studio piemontesi volume 2, facciamola una ricerca sulla cultura sabauda, ne usciranno cose ottime. Ma sì, ma poi insomma dobbiamo ricordare tante altre cose, potremmo stare qui veramente tutta la settimana, anche in futuro. Ma per esempio gli sforzi architettonici. Quando si va a Roma si capisce immediatamente dove sono intervenuti, perché sembra di essere a Torino dove hanno messo le mani. Ma è una questione di sforzo, di dare un'identità, secondo me, al paese, anche attraverso queste condizioni di immagine. E l'altra questione, per esempio, è la scuola. Chi si è preoccupato prima di tutto di capire quale dovesse essere la lingua italiana, e qui ovviamente entriamo in un discorso che alla Dante fa particolarmente piacere affrontare, e quale potesse essere il modo di insegnarla, sono stati i primi ministri dell'istruzione pubblica del regno. Broglio, lo sappiamo benissimo, decise poi di commissionare a Manzoni la famosa ricerca per capire esattamente come poter procedere in questo modo. Ci Tutte siamo questioni che permessi, sono state trattate in modo così. ma noi ci siamo permessi di fare ex post molta ironia. Spesso mi permetto di dire in mala parte verso quello che è stato il grande contributo dell'istruzione pubblica post-unitaria. Ironia anche qua di mano facile è stata fatta anche da valenti studiosi, e non cito per nome, ma tutti saranno molto chiari su quello che ha scritto De Amicis in Cuore, che è parso a tanti e a troppi come una lettura mielatamente didascalica e come tale citata. Svecchiandola, vediamoci, dei messaggi storicistici che De Amicis, come socialista, come uomo del suo tempo, dava, il merito di un'istruzione in cui, come dice il maestro Perboni, qui infinita inutile ironia è stata fatta, riguarda tutti gli italiani, per cui arriva un ragazzo sardo, parla come voi, si muove come voi, non importa che sia sardo, non importa che ci sia fra voi il figlio di un avvocato o un ragazzo i cui genitori puliscono il legno. A noi fa ribrezzo il fatto che lui sembri dipingere un discorso sociale sulla luce di un'eguaglianza fra i ragazzi. In realtà, torno a dire, De Amicis era un socialista, quindi non aveva nessun interesse a porre un rifiuto di classi diverse. Il maestro Perboni sta dicendo: chiunque voi siate, da qualunque regione veniate, qualunque sia il mestiere dei vostri genitori,
istruzione per tutti. Questo è un messaggio valido nel 1890, valido oggi, valido fra un secolo. Non dobbiamo dimenticarcelo, soprattutto colloquiando con la Dante Alighieri. Bene, allora aspettiamo con ansia la vendetta dei tuoi studi sabaudi. Gioia. Chiedo ancora scusa per aver tirato un po' più a lungo questa serata, ma che spero sia stata piacevole e appassionante come lo è stata per me. Per me, grazie. Ovviamente non voglio tappare le ali a nessuno, ma se c'è qualche curiosità o domanda, rivolgetela assolutamente a Giorgio, non a me, perché io sono il padre degli ignoranti, altrimenti ci salutiamo, ci facciamo molto volentieri, come ricordava Mario, gli auguri Certo. e ci diamo appuntamento per il prossimo incontro che sarà a gennaio. Grazie per avermi avuto vostro ospite, grazie alla bellissima chiacchierata. Buone feste a voi e a tutti coloro che avete nel cuore. E compratevi il libro di Giorgio perché è istruttivo e molto piacevole. Grazie. Buona serata a tutti.